thank you Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Naturalmente spero di trovarvi sempre interessati a questa trasmissione: al dialetto. In buona salute. Oggi più che mai carta e penna. Vi dico subito che oggi la puntata non saprei come definirla, dico soli, al solito la puntata unica, particolare. Ecco, non trovo l'aggettivo per indicare questa puntata perché? Perché ve lo spiego subito. Chi segue questa mia trasmissione ricorderà che qualche tempo fa, ho avuto la fortuna di presentare un libro, che voi sicuramente adesso vedete in sovraimpressione, un libro pensato un po' stampato nel 1983 dalla Cassa Rurale di Bezzecca, ma un libro che riproduce un lavoro fatto pensato un po' dagli studenti, anzi meglio gli scolari, della quinta elementare di Bezecca, coordinati dalla maestra Sandra Ferrari. Un libro che ho definito interessante, unico, istruttivo, educativo, bellissimo perché presenta tantissime caratteristiche dei tempi passati di quella comunità ledrense, quindi vecchi misteri, attrezzi, quindi fotografie, personaggi che hanno fatto quei vecchi misteri intervistati in quegli anni e quindi avevo, avevo avuto modo di presentarvi questo libro. E avevo avuto modo anche di presentarvi gli scolari campioni questo lavoro insieme alla maestra Sandra Ferrari, che voi adesso rivedete sicuramente sul teleschermo, cioè la foto del 1983. Studenti che, pensate un po', oggi se ci sono hanno la bellezza di 45, 44, 45 anni. Allora ho detto al Fabio Galas, l'editore di questo Televisione, dico. Ma tu mi risulta che hai una bella bacchetta magica? Me la presti? Me l'ha prestata, eccola qua. La accendo perché bisogna accenderla. Ecco, non serve una parola magica. Basta dire 1, 2, 3. Attenzione, cosa succede? 1, 2, 3. Bene, non so se vedete queste persone che ho vicino a me. No, non sono collaboratori di Telegarda. Ve, ve lo dico subito. Pensate un po'. Sono. Gli scolari che vi ho nominato prima. Vi ho accennato a questi scolari così volonterosi e così bravi che hanno prodotto quel bel libro che, di cui vi ho parlato prima. Quindi adesso vediamo, facciamo l'appello, vediamo se corrisponde alla realtà. Allora incominciamo con Fabrizio Cellana, presente. Andrea Cis, presente Lara Cis presente. Luca Collotta, presente. Michele Gigli. Presente? Alessandro Giovanetti. Sabina Turini. Presente. Michele Zamboni. Assente. assente. Come assente? Che è successo? Come il Cagot? Beh, qui c'è il solito Michele, l'altro Michele, che deve sempre dire le sue. Adesso gli darò dieci, scriverai dieci volte, non dico stupidaggini eh, a, a, al maestro eh, all'inizio della lezione. Quindi il nostro caro Michele Zamboni è assente. La dica il Galcagot, vedete, gal, probabilmente il, gal, il mal de l'età del mal de gola, qualche tonsilite, no, se è scaldamassa. Quindi vedremo con i genitori cosa è successo. Finiamo con Nicola Zamboni. Presente? Ma non è finita. Vi faccio ancora un giochettino con questa bacchetta magica. Uno, due, tre. Ecco cari amici la seconda sorpresa della puntata. Abbiamo qua la maestra la maestra Sandra Ferrari in CIS, che naturalmente ha coordinato questi scolari della quinta elementare di Bezecca nel lontano 81-82, anno scolastico 81-82, nel produrre questo bellissimo libro. Cara maestra, ben trovata anche lei, anzi anche tu, siamo quasi colleghi, anzi siamo colleghi, <ride> grazie, però grazie. ormai usciti ormai, eh, dal mondo del ormai lavoro. Ormai sul viale del tramonto. Beh, sul viale del tramonto no, <ride> tramonto che speriamo sia sempre lungo. Eh? Va bene allora racconta a me, ma principalmente ai nostri cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto. Cosa ricordi di questa esperienza? Allora, anzitutto devo ringraziare di cuore Sandro Parisi, ex prof di italiano e ora prof di dialetto. Ringrazio, ma è Verami troppo, troppo per complimenti, complimenti. Ehm, ecco lui. Dopo, dopo tanti anni, dopo 35 anni, è riuscito a, a incontrare, forse per caso, casualmente, e, e a rispolverare questo nostro libro, Tanta faiga e soldi miga, che è stato pubblicato appunto dalla Cassa Rurale di Bezzecca in occasione dell'ottantesimo di fondazione. Valorizzando il lavoro che la mia quinta elementare 81-82 aveva realizzato e dietro un, eh, il suggerimento di un concorso indetto dal comprensorio Alto Garda Eledro che richiedeva un, praticamente una ricerca sul linguaggio dialettale. Ci è interessato questa cosa perché il dialetto purtroppo anche nei nostri paesi sta un po' scomparendo perché tutti siamo portati, i genitori sono portati a parlare in italiano ai figli e quindi il dialetto eh, perde, lo perdiamo ed è un peccato, veramente un peccato. Beh, quell'anno eh, ci siamo dedicati proprio al dialetto e Abbiamo intervistato vari personaggi eh, puntando sui mestieri, i mestieri del passato. Ecco, scusa Sandra, ti interrompo. Quindi avete intervistato perso persone che svolgevano questi lavori. Questi lavori. E con esperienza diretta. Quindi erano già persone anziane allora. Pensate che abbiamo intervistato eh, eh, persone del... Primo quarto di secolo del Novecento, dal Novecento al 925, praticamente la loro, era, sì, sì. La loro data di nascita. Certo. E registravamo sulle vecchie cassette, che adesso non, non riusciamo più neanche a sentire perché ci mancano gli strumenti, e dopo trascrivevamo eh, in dialetto. Ecco, devo precisare una cosa, che il dialetto ledrense è un po' variegato, da paese a paese ci sono differenze. Le persone intervistate praticamente erano Bizzecca, Concei e Tiarno di Sotto, quindi certe parole, certe espressioni sono eh, ehm, un po' varie. Io che sono nativa di Tiarno di Sotto, te tendo a usare certe parole e certe espressioni. Quindi chi su. legge questo libro magari trova, trova qualche... la differenza, certo. di fatti anche i miei alunni l'hanno trovato. Certo. E, e così abbiamo lavorato, è stato un lavoro lungo perché poi abbiamo ricercato strumenti, sì, poi usati per ecco. il disegno, sono foto... stati riportati Fotografi... tutti gli attrezzi con relativi nomi, esatto, dialettali. esatto, fotografie, fotografie sì. e... Quindi un lavoro... Ed è stato, però, adesso ce lo dicono loro, e abbiamo presentato il lavoro, era un malloppo con una teca alta, e, e alla fine del concorso noi eh, siamo stati classificati... Primi. Primi. Eh beh, con un libro... <ride> adesso, è, perché Questo... sono di parte, però un libro del genere non <ride> ecco. poteva non vincere... E, e l'anno dopo la Cassa Rurale... Ha, eh, ha, ha, ha apprezzato questo lavoro e l'ha pubblicato. Ecco, nel vedere e... però che i, i tuoi ex scolari hanno il libro, quindi vuol dire che sono legati, l'hanno tenuto, non è che l'hanno buttato. quindi <ride> È un buon segno questo. Quando, vuol dire che ricordano... quando tu mi hai contattato e ho cominciato a chiedere numeri di telefono e li ho, ho contattato loro, sì sì sì, avevano già il libro davanti, l'avevano già a disposizione. Perché loro hanno fatto dei commenti sì. che sui vari magari, lavori. Che ecco, qualche stralcio sentiamo. di questi commenti lo leggeranno io. Naturalmente in dialetto. In, test, in dialetto, chiaramente le drenze, però sì. mi piace eh, sempre eh, mettere ehm. a confronto il dialetto nostro, alto cardesano, con, con quello Ecco, devo ringraziare drenze. infine eh, Fabio Galas, che è il nostro è editore. Dire, editore e direttore di questa emittente televisiva. E poi anche. Vorrei ringraziare i miei ragazzi perché hanno risposto con molto entusiasmo e poi perché li trovo adulti ormai, ma brave persone. Ecco, quindi hanno trovato Bravi la papà, papà sì. brave mamme. Non i hai fuori per le orbie, no, come diceva no, no, Belle famiglie e questo e di questo Vuol sono orgogliosa che sì. che il fatto educativo è stato ben presente <ride> non sarà merito mio, ma Beh, comunque, insomma, comunque hai dato il mi tuo fa contributo. questo piacere e allora eh, ecco, invito cosa i miei proviamo. alunni sì. adesso e... noi ripercorriamo, ripercorriamo allora, i veci misteri i vecchi, i vecchi, i vecchi mister. Ecco, vedete ecco. la traduzione: ecco, i veci misteri che diventa in dialetto levrense. I vecchi mestieri, perché vi ho detto in Val di Leto tendono a risparmiare le lettere, sono parsimoniosi. Sì, sì, Tep invece che temp, TEP. tep", 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 tep". get invece che gent, Git". levano la N. Sì, sì. Quindi bravi, siete, fate sempre la giornata del risparmio, sicuramente <ride> eh, tutti gli anni. Bene, la maestra Sandra, adesso attenzione perché, quindi, carta e penna, mi raccomando, che dobbiamo scrivere questi termini. E ad ogni termine ci sarà un ex scolaro, suo scolaro, che vi leggerà un messaggio in dialetto. Adesso cominciamo a presentare questi lavori del passato. Primo è il Borer di Luigi Di Mambri di Bezzecca e farà un piccolo commento Michele Gigli. Manca Michele Zamboni che è Borer anche oggi. Ma purtroppo stasera ha avuto. Non sta bene, evidentemente. E allora e Michele Gigli di due parole sul Borer. Il Borer era il di mistero più fai gus. Partiva da una buona ora, si larga, stretta e sapì. Il caraor del Fausto Di Moretti, sempre di Bezzecca. E un piccolo commento lo farà Andrea Cis. Cara Or, car, Asen e Bo, le storie dura del Teppassà. ma un po' di nostalgia gliela sa. E adesso la Sega di Benito Di Ciani, Tierno di Sotto, e il Segot, Bepino di Gobi, di Bezzecca. commenta Sabina Turrini. E il car della sega il girava sui rulli, la scarpaia tutta, perché non il giro il pu? Ora il marangò di Pierino Borzoli di Locca. Commenta Nicola Zamboni. L'arnese del marangò, a vedervi, mi vevo voglia di dorparvi, mi non capisco perché ne avevo il pu. Tutti le studia per non far fariga, che strana civiltà. Ed ora le Spizzocli dei Bepi di Crosì che hanno di sotto. Commenta Luca Collotta. E in Ponciotte e Ponta, e Martel e Giandì. L'era la grande armata del vecchio spizzoclì. Ed ora il Calcherot di Gostì di Cheridi. Commenta Luca Collotta. Però Sandra scusa se interrompo ma devo dire che sul calcherota avremo alla fine una bellissima sorpresa. Calchera, che farete a restare a Monpe. Mi piacerà che a Kadesh i per fare la tua bella calcina invece che sbiancarla cosina coi velini di È la volta della K, cioè il Murer. L Autore era Bepi Bondi di Locca. Commenta Fabrizio Cellana Caro Vontil, un tempo restavi su. E sarà perché, proprio adesso, non ti cerchi banda a venir giù. Il mestiere della ca' di Elvina Di Dicee Bezzecca. Il commento è di Andrea Cis. Pora caldera, te servivi a buire la lissiva e far la roba bella, e tu ci te voleva. Adesche tu ciga la lavatrice, noi vedi l'ora de buttarte ya. Tessadri di Fausta d'Aldos, l'enzumo, parla di lei l'aracis. Il guindel il gira, il fasso o le desfa, e poi sull'ordior se prepara l'ordì, l'onc e l'arc come se vol. e dopo il guindel e l'ordior, che sarebbe anche il telar, che pian piano, e fa la tela e proprio bella. Carboner, tullio di Miolo, bezzecca. Commenta Lara Cis. Se leggi sul giornale che non c'è lavoro e che non c'è uguaglianza fra le folne e i omeni, e i problemi di adesso, una volta Noi Ghiera. Passiamo al Sartor di Luigi Zoina in guiso. Commenta Sabina Turrini. La bottega del Sartor. Su bank che è quel che serve per disegnare, tagliare e stirare, la macchina da cosir, le musiche del mestiere. Ora il Callier dei Nicolì dei Cè. Commenta Luca Collotta. Il Cagliere se è 60 al banchetto con la bigarola. Sul banchetto il Gai cortè da tagliare, la Lisna da sbuzarla sola e la Tomera. Ghe la tra che l'enfil de Canef e Pegolà. Tocca al Ferrer di Vito Bartoli di Locca. Commenta Lara Cis. Ferrer. Alla vecchia maniera, fer, fuc e martel, vorras vederte far vergota de bel, ne snol, en kainac, en e e na clesera, cancar e portaore per una porta che sera. a Arui, lino di gobi di Bezzecca, commenta Fabrizio Cellana. Caro era farmi brocca al di. Tra fuoco e ferro ma resta più faia quando è un bel di brocche non credeva da far più. Dre al fe, cielo di gosti di bezecca, parla di lui Michele Gigli. Il primo mistero della primavera era di curare il pra. non doveva essere che ne batteria, e il terreno doveva essere bel net. A marzo e giugno si cominciava a segare, e il fe, e si segava tutto a Col fer da segare. E da stala di Giulio di Nicoletti commenta Alessandro Giovanetti. Nagabia de Conicci, Enfenèr, cavagnola I fa la sua so figura, Endena vece stala. il caser Erminio Segot di Bezzecca commenta Luca Collotta. A vederlo lavorare, sto vecio caser. E fa pensare a una brava masera. Tutto andrà a, farà a far da mangiare. Cavrer, di Bepi di Mambri, bezecca, commenta Nicola Zamboni. Alle sedute domani il corno suonava, immolava le cavre, con tè le sbreavano del nara pascolare. Cavrette belle che si era nella, nelle nostre stalle e che, che dava il latte ai, ai popi di una volta, perché non veniva a cadere? a darne il latte agli altri. E' dei capi il vino adice, di Cee di Bezzecca. Commenta Michele Gigli. Il buco che trova i piefli è morto. Deve non venire più perché ha degli usi di Ma chissà dei due che ha più valore. E' il Molì del vino di Blecci di Bezzecca. Commenta Fabrizio Cellana. <ride> Questi è il Molì. Piede vita, roi che girava, mole che masnava, gecche che usava, ade chi gran gran sito, ai par Il finale è dedicato alla scuola di maestro Nando, indimenticabile. Commenta Alessandro Giovanetti. I par tac soldati, in ciò endi le man seconda e la maestra in capitano sull'attenti, an altri i fan presciò. Ma e fava certo meno confusione. Bene, ringrazio subito la maestra Sandra, i suoi ex scolari dell'anno scolastico 1981-82 per averci presentato con i loro commenti quei mestieri che appunto avete visto presentati sul libro Tanta faiga, soldi, miga. Vi dicevo prima che avremmo avuto una gradita sorpresa. Perché abbiamo qui, pensate un po', una delle persone intervistate nel lontano 81-82. Una persona appunto che faceva cosa fevelo e il Gostì. Cal calcherot. E il calcherot. Ecco, spiegami in poche parole cosa fa il calcherotto. Eh, prima bisogna farsi la, la calchera. La eh. calchera. E dopo si comincia mentre l'intervistarsi da, da fare la calce. Ecco, allora, Beh. il calcherol è quel che fa la calce? È quel che fa la calce. E che la calce. Ed è che colore è? La, quel bel bianco, eh, no? Bianco, bianco, bianco. Ho proprio. capito. E in che anni ha fatto sto mistero? Eh, stato nel 40. Quindi durante la guerra? Eh sì, no, alla fine guerra. Alla fine no, guerra. Sì, 41, 40. Eh, anche a 45, allora, non è eh, 45, eh, no. dai. Senti un po', ma endolfevit sto mistero sempre su un Val d'Eledro? Eh, sì, Val In Val dei Molini. E in Val dei Molini. Sì. E quanti e quanti era a fare questo mistero? In, Penso tre. Di... In tre. Ecco, quante ore aveva al D del lavoro? Ma fine a. 7-8. Ah, non 7 e 8, no. Eh. A 12-13. Eh. eh, era E se il pioveva, però stavi a casa. Eh sì, sì, sempre a casa. No, stavi a casa se pioveva. Sì. Quando si andava a farla però, né? a farci la, la calchera. Ho Perché quando si, si cominciava a fugarla la calchera, bisognava stare lì die notte per una settimana almeno. E non doveva Si Vedeva i turni allora, uno eh, dormiva, sì, gli sì. altri due lavoravano. Sì, dopo... sì. Allora faceva so, sei ore a testa. Ho capito. Senti un po', te fai il calcherot, ma te mai di che ti hai fatto anche al carbonaire. Sì, fa il carbonio. Quindi quella. tutti questi misteri per produrre qualcosa ah, con eh. quel che avevo sulla montagna, insomma, i sassi. Io, io, no, no. I sassi per fare la calce. Sì, i sassi per fare la calce. E la legna la per legna. fare il carbone. Beh, sì. E il carbonaire, anche a chi te l'hai fatto sempre. Sì, sì. Eh. Ma fa prima il calcherotto o il carbonaire? No, prima ho fatto il calcherotto. E dopo ho fatto il carbonaire. Con quei soldi devo pagare debiti. Che aveva il no? sì. Ecco, Aspetta, aspetta, che ri... scusa, scusa, questa qui ha dit che a fare il carbonero... Okay. Un guadagnare da, da, da pagare i debiti, ti che, che, che avevi gaviga. fatto a fare il calcherò. Sì. Sì. Okay. E dopo quei soldi, quindi ti sei riuscito a pagare i debiti. Pensa sì. un po' che roba, no, sentite veramente, questa è un'esperienza. E ti sei arrivato a quanti anni, Gostì? Quanti anni è Gata adesso? Arrivederci 93. 93? Sì. Quindi 93 anni, infatti la maestra Sandra, se vi ricordate, parlava di una generazione riguardo a quei lavori della, del, dei primi anni del Novecento fino al 25. Quindi nel tuo caso tanta faiga, soldi mica a fare il calcherotto, tanta faiga, soldi tanti a fare sì. invece il carbonero. Ecco, senti ancora che fa De Bella adesso, dopo queste fadighe? Un po' niente. Ma che ha qualche. Hobby. Eh, sì, ah, lavoro tutti i giorni, conosco sempre da fare. E che fa de bello? Eh, te sbiseghi, noi diciamo. giusto la porza. Te sbiseghi, come diceva in Valdeledo sbisegar, quando eh? si fa quei misterotti così, non è in lavorare è in sbisegar, sì. noi diciamo. Sì, sì. Voi non usate il termine in Valdeledo tipo sbisegar, no, sì. non il no. Noi diciamo chi sbisegar, quindi sì. te sbiseghi, te lo dico sì, come il sì, sì. disegno da noi. Senti, e, 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 e di quegli anni lì, cos'è che non ti vorresti più fare? Ah, tu non andessi a dire a farlo. Ah se ti tornassi in dri? <ride> ti faresti si può sì, fare io a ho, ho capito. Senti un po', e, 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 ma venivi zo anche a chi... Ti avevi contato che ti hai avuto dei problemi con un po' di calcio. Sì, eh, sono venuto a portare a un scheda del garza ma io, non disenchi che lei perché se sennò... no ah non mi ricordo perché la stambro yonga la stambro yonga praticamente te la hai la calcia metti dese quintai e te la paga no no no, non 30 quintai. ma ah, 30 quintai? Sì. ma la Pesata arriva ancora alle, a, a mezzogiorno alle 1 e dopo una tirato avanti 2 3 4 ore perché il vino in notte insomma che il sì. in sera non e dopo mi hanno aggiunto il suo bar e mi hanno dato a mangiare il cioè è andato man in maniera because... no, no, prima sono andato a scaricarla e eh. l'era la notte e era 30 quintali secondo e, il peso se, era peso giusto no. era 30 quintali però di, 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 non mi hanno detto diversi diversi calcherotti che mi intendo dicono abbiamo perché non so mai lamentare nessuno ma invece è la, e beh la tirata di sette quinta e non potevo più dire niente. Ah perché... quindi imbroieva anche una volta. Oh, gli italiani era una volta, sì, Ah sì, ah sì, eh, imbroieva anche una volta. <ride> Senti costi Allora, questa cacerada finale, ma vi dico che non è proprio finale, <ride> parlo un <in> dialetta, <ride> si torna parlare in italiano. Non è finita perché avremo ancora la maestra Sandra che ci regalerà una sua poesia che fra l'altro troviamo sul libro di cui vi ho parlato e di cui abbiamo parlato anche oggi. Quindi intanto ringrazio il nostro Gostì di Cheridi, non di Cheridi, quindi vedete dell l'importanza dell'accento no, tonico. Del, Gostì del Cherido. Del Cherido. Sì, perché è il mio papà il Cherido. Ecco, però che scrive Cheridi, cioè dei Cheridi... De, sì. Per no? il soprannome Keridi al plurale, ecco, ma ti ti saresti del Kerido sì, più Keridi. del Kerido? Quindi accento tonico sulla E <ride> quindi, grazie Agostino, anzi, grazie Gostì. Sempre avanti, spero di averti ancora chi sì, a contare altre robe. Sì, sì hanno. va bene. C'è poi appena sto chi Grazie, grazie, grazie. <ride> ecco, siamo arrivati quasi alla fine e concludiamo in bellezza con una poesia appunto che ci viene recitata dalla maestra Sandra, poesia che troviamo fra l'altro proprio su questo libro di cui abbiamo tanto parlato. Prego Sandra. Dedico questa poesia ai nostri cari noni e bisnoni di tanto tempo fa, ma che ci restano sempre nel cuore. Ia dit de si denac al sior curat, a nozze en brazzadel dell'at. Per nare en no ghe ne ghei ne tep, roba da siori get che gabo tep. Per le a se voler be alla bona, magari sotto ioc della madona, suocera che laghete all'onor della famea. E allora che se metti a Calamea, la vecchia zia nubile. Sta attenta, beh, così non se fare, e niente le assì, a, a far mormorare. Laurar suar dalla domà la sera. Narcol cobas l'unica maniera che tu ci gaida dir che brava sposa, lei tutta per la ca, mai non la goza. Sola un piacer la gala porta aperta, o l'è na santa o l'è na brasa cuerta. Entat e il tepel passa, i conta i mes, coi anni i perdi il cont en riva sés. La lucia... Il Beppino e la Marietta, il Gigiotti, il Tonino e la Paoletta. Gli tu è in Scala, gli è alan, gli è e sani, e non pensar al dan per la supiera, il tabiele e la pignata. Minestra, gnoc, polenta appena fatta, e dembaleno in, baleno, in età, tu ci piacci, le bel darlo. Ma te croa giù i bracci, i popi varda se genè se vergot, il popal varda la mamma a stomac vot. El il varda coi occi lustri i fii puciar tra il biondo dei cavei, non sa co far. La vita l'è così, strusia e la ora, a dormir fai ga mort e levar su buon'ora. Navaca, Ntog de pra, e qua terram, è giusto a sé per non morire di fame. Grazie, maestra Sandra, siamo sì. arrivati finalmente alla conclusione di questa, penso, bella puntata. Grazie e a voi, grazie tante, ci ha fatto molto, molto piacere. Ecco. Naturalmente, abbiamo avuto occasione anche così per creare una bella rimpatriata dopo 35 anni. Esatto. 33 anni, no 34, dai 34 anni. Quindi grazie di nuovo Sandra Ferrari. Naturalmente ringrazio anche gli ex suoi scolari che adesso li, li invito a venire qua intorno alla maestra. Prego venite, venite, facciamo ecco che la scolaresca rientra in classe, anzi scusate, rientra in studio, sono belli pimpante, ecco sì, naturalmente. Più volentieri sì. di quando venivano nei banchi, esatto. Naturalmente <ride> si vede che gli anni sono passati un po' per tutti, però ne sono passati pochi, grazie a Dio per loro, mentre sono tanti per, <ride> per noi. Quindi, cari amici Telegarda, spero di avervi interessati, uh, grazie a questa puntata, vedete, così molto particolare. Naturalmente vi aspetto alla prossima trasmissione, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci. <music>